Sì, il TLC non è soltanto un mezzo di trasporto, ma è parte di un piano strategico che guarda al futuro e soprattutto riconsidera i trasporti in funzione anche della qualità della vita dei cittadini e della fruizione turistica. Siamo riusciti a sbloccare anche quest'opera, era una di quelle che avevamo evidenziato come prioritaria anche per la Regione Emilia-Romagna. Con la delibera del CIPE di lunedì scorso sono esigibili anche gli ultimi fondi che riguardano il materiale rotabile. Quindi adesso si va ovviamente alla fase conclusiva dell'opera e entro il 2019 speriamo, anzi sappiamo che ne beneficeranno 1500 persone all'ora di collegamento Rimini-Riccione con un beneficio per tutta l'intera comunità. Sullo sfondo c'è l'idea di una città metropolitana del mare che da Ravenna fino a Rimini appunto e oltre possa tenere insieme queste meravigliose comunità e che deve dotarsi di una sorta di sistema ferroviario metropolitano di costa, quindi lavoreremo anche in questo ultimo biennio di legislatura proprio per costruire un progetto che sia poi realizzabile. Sì, finalmente una partita amministrativa chiusa, in Italia le opere che si pensano decenni e decenni fa molto spesso non arrivano in porto e quando arrivano in porto arrivano lunghe. Con grande tenacia voglio ringraziare il lavoro svolto dalla prima agenzia di mobilità, ma dalla Regione Emilia-Romagna, dal parlamentare Tiziano Arlotti, ovviamente dal grande lavoro fatto dal Comune di Rimini, siamo riusciti a sbloccare questa vicenda. Il CIPE ha confermato il finanziamento già previsto e deliberato anni e anni e anni fa che consente l'acquisto dei mezzi, quindi arrivano oltre 10 milioni, adesso quell'infrastruttura finalmente potrà e darà le opportunità che oggi non ha dato al territorio. Rimini sarà collegata con Bologna in 44-48 minuti da quest'altro anno, con l'alta velocità, i treni viaggeranno a 200 km all'ora, 108 minuti con Milano. Rimini è il grande hub delle ferrovie sulla linea adriatica, quindi noi è chiaro che oggi ci collegheremo a Milano e a Bologna e in 10, 7, 8, 20 minuti sei tra Rimini e Riccione nel tuo albergo senza, come dire, provare l'avventura di un filobus l'11 che parte e non sai quando arrivi, perché questa è la realtà. Tenete conto che la pedonalizzazione del lungomare è offrire un parco del mare come prodotto turistico di grande innovazione al mondo. Noi non possiamo più concorrere nel mondo con arrivi con la macchina e ti spogli la cabina di cemento. Siamo forti ma dobbiamo cambiare. Quindi il traffico delle auto a monte prima, sulla statale 16 con sottopassi che uniscono sotto e sopra chi sta sotto e sopra la statale 16, poi fila dritto e il TRC, quindi un pensiero strategico, cioè stiamo aggredendo il tema della mobilità e dei trasporti, lo facciamo in una chiave europea, come abbiamo preso per mano il tema delle fogne, abbiamo preso per mano il tema del traffico e della mobilità. Il TRC è un pezzo straordinariamente importante di questo progetto complessivo. Grazie.